cordiale saluto a tutti quanti, a tutti i miei concittadini, ma è un saluto che do veramente con grande orgoglio, perché per me è il primo mandato da sindaco e quindi questo è il mio primo Natale e quindi il primo Capodanno e ho l'onore e l'onore di rappresentare questo comune, ma devo dire più onore che onere, perché in questi primi 7 mesi di legislatura li ho affrontati con grandissimo entusiasmo. Devo innanzitutto ringraziare i miei concittadini, quel 50% di consensi che abbiamo avuto ci hanno dato un grandissimo coraggio e una grandissima responsabilità nel governare questo territorio. Da subito quindi questo ci ha dato la carica, non solo al sottoscritto, ma anche alla mia giunta e a tutta la maggioranza, una carica che ci ha consentito di lavorare fin da subito su quello che è il nostro programma e su tutto quello che erano le esigenze di questo territorio. È una perla, il Comune di Agrotoblo è una perla. Una perla che ha grandissime potenzialità, grandi risorse umane, grandi risorse anche economiche per certi versi e quindi sono delle peculiarità che ci hanno consentito di affrontare, che consente comunque storicamente questo comune di affrontare le varie dinamiche storico-economiche che ci sono state con grande dignità. Ma devo dire che in questo particolare periodo mi sono accorto, perché pur essendo in politica in qualche modo dalle minoranze e quindi cercando di capire quali sono le dinamiche, ma essendo poi da questa parte ci si è resi conto che effettivamente qualcosa mancava, e non lo dico con polemica perché chiaramente poi sembra una polemica gratuita, ma perché effettivamente uno dei nostri punti focali del nostro programma era dare una dimensione umana al programma elettorale. Ed è quello che ci siamo dati da subito come obiettivo. Dimensione umana voleva dire far da subito una politica vicino alla gente, una politica che anche noi stessi mettessimo al centro la persona. E questo da subito, e credo che il consenso che abbiamo avuto post-elettorale, proprio nel girare le strade, nel incontrare la gente, credo che questo l'abbiamo già percepito. Ma poi giustamente c'è l'ora e il bisogno di concretizzare, perché poi ci sono problematiche, c'è gente che ha bisogno, che sono in difficoltà. E qui ci siamo subito approcciati con un modus operandi veramente veloce, cioè nel senso abbiamo detto bisogna dare subito una risposta. Credo che non manchino alla visione di tutti ciò che fin da subito abbiamo fatto. Allora voglio parlare del polo scolastico, è vero, sono anni, decenni, ormai 10-12 anni che si parla del polo scolastico, la progettazione eccetera, era al palo per un fallimento della ditta, come succede purtroppo molto spesso e troppo spesso in questi periodi, e lì l'abbiamo sbloccato veramente con tenacia, mettendoci intorno a un tavolo con tutti gli attori, l'ITEA in primis, per dare una svolta e dire ok, c'è un fallimento, non fermiamoci di fronte alla burocrazia. E lì da subito ecco la dimensione umana, e per mettere da parte da subito invece quella che è la parte della burocrazia. E lì l'abbiamo sbloccata, siamo riusciti ad aprire il polo scolastico e al termine delle vacanze natalizie anche la scuola materna entrerà in quel polo scolastico dopo la scuola elementare. Primo obiettivo bello raggiunto, perché ha anche un significato sociale, perché ha unito due comunità partendo dai bambini, quelli che sono il nostro futuro. Ma non possiamo dimenticare un'altra opera emblematica, seppur importantissima dal punto di vista economico, l'impatto che ha, ma anche un impatto sociale, che è quella della non è l'abbattimento della dependence, perché è brutto parlare di abbattimento come un obiettivo. Quell'abbattimento però ha un significato, perché abbiamo tolto una bruttura dal punto di vista urbanistico, un edificio fatiscente che ospitava tra l'altro il corpo dei vigili del fuoco, che insomma il corpo dei vigili del fuoco è comunque sempre, fa sociale ma fa anche protezione civile, quindi non poteva restare in quell'edificio che ormai sono decenni che è lì, e purtroppo nessuno ci ha mai pensato di diamogli una sede degna, almeno dal punto di vista strutturale, dal punto di vista che sia adeguata a chi fa protezione civile. Quindi abbiamo messo il nuovo magazzino solido antisismico in quel dinago, ma non solo. E quindi siamo riusciti anche a demolirla e ad oggi partire con il municipio. A fine estate, della stagione turistica, partiremo col nuovo municipio. Altro emblema che da decenni, fin dal 1990, si parla di progetti, ma noi siamo passati direttamente a concretizzare l'opera. Quindi questo credo che ci dia molto orgoglio, perché in 6 mesi siamo riusciti a far partire cose che erano nella discussione della gente da decenni. Molte giunte sono passate, maggioranze, sempre parlando, facendo provvedimenti, ma mai
cose concrete. Su questo siamo veramente orgogliosi, ci abbiamo messo veramente tanto e di questo devo ringraziare soprattutto tutto il personale. Ecco qui ancora il leitmotiv della nostra campagna elettorale e quindi anche del nostro mandato, cioè che sono le persone. Quindi con tutti i nostri dipendenti abbiamo cercato di avere un approccio veramente umano, forse una parola un po' banale, però effettivamente abbiamo cercato di coinvolgerli, ma soprattutto di incentivare per ognuno le proprie capacità, le proprie peculiarità. E lì siamo riusciti a fare veramente con loro, devo ringraziarli tutti, dal segretario fino a tutte le varie funzioni, insomma, e i vari servizi, siamo riusciti in queste opere, siamo riusciti solo perché avevamo anche una struttura efficiente. Basta parlare di politica, forse è meglio fare anche un po' di auguri, no? Nel senso che augurando a tutti i nostri cittadini un augurio di un sereno anno nuovo, sperando anche che abbiano passato un buon Natale, ma anno nuovo pieno di fiducia. Io vorrei dare un messaggio di fiducia, perché stando qui ho incontrato tanta gente, ma anche tanti imprenditori che hanno la voglia di investire, però investono gli imprenditori solo nel momento in cui davanti a un interlocutore e a un'amministrazione che sia efficiente nel dare risposte immediate, perché altrimenti uno non può investire non avendo risposte o essendo sempre in una situazione di indecisione. Questa cosa l'abbiamo cercata di portare anche al di fuori, noi abbiamo rafforzato il nostro comune qua dentro, ottenendo anche la deroga alle gestioni associate, quindi non dobbiamo associarci con nessuno e quindi abbiamo mantenuto questo con la deroga che ci hanno concesso a novembre rispetto agli altri comuni sotto i 5.000 abitanti. Questo ci ha dato ancora maggior orgoglio perché vuol dire che abbiamo dato segno di solidità e di capacità e questo ci consente anche quindi di andare avanti, rafforzarci all'interno per poi essere forti all'esterno. Siamo andati fuori rappresentando il nostro comune all'interno della comunità di Valle con la mia presenza come assessore nell'esecutivo, abbiamo fatto tanti passi anche verso la provincia e lì abbiamo lavorato anche su quelle che sono tutte le questioni extracomunali, dalla circonvallazione di Nago, quello che era il collegamento Loppio-Bus, insomma, io lo chiamo con un certo orgoglio anche circonvallazione di Nago perché c'è bisogno di dare risposte, questa è una risposta concreta anche alle necessità dei cittadini oltre che dei turisti. Abbiamo parlato con gli altri comuni sempre di sanità e quindi dell'ospedale, quindi abbiamo parlato di tanti temi. Noi ci siamo, ma quello che torno a dire, che voglio dare un messaggio veramente di fiducia e di speranza, vorrei che tutti i cittadini cogliessero questo mio messaggio e io avrei già ottenuto un altro passo del mio programma. Ne ho parlato adesso con un po' di enfasi, con un po' di agitazione, perché ci tengo a questa cosa. Però vorrei veramente dare un segnale di serenità. Cioè, cerco adesso di essere un po' più rilassato in questo messaggio, però vorrei rivolgermi a tutti voi, a tutti i cittadini, cittadine, ragazzi, anche chi è in difficoltà, dando veramente, ricercate in voi stessi chiaramente la forza di superare la crisi, però sappiate che vicino a voi ci sono i vostri amici, i vostri cari, ma anche le amministrazioni comunali, insomma, e le amministrazioni provinciali, quindi la politica c'è, ci sono tante brave persone anche in politica e cercate di non mantenere quello che oggi un po' aleggia un po' questa diffidenza verso la politica. Non è così, c'è veramente tanta tanta gente che ha voglia di lavorare per il bene pubblico. E quindi concludo veramente con un augurio sincero di buon anno, buon 2016 a tutti quanti.